con Solo Sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11.15 alle 13 su PRL. Con Marco Pantusa. In redazione Francesco Liverio. E bentornati, partiamo con dei saluti. Saluto Pierpaolo che in questo momento è in viaggio verso Cosenza, e saluto Antonio Gallo che stamattina è venuto qui a trovarci, è uscito prima da scuola, sta ascoltando il nostro programma qui da noi in studio nel centro storico San Giovanni in Fiore. È infortunato, speriamo che possa piano piano ristabilire, è un infortunio un po' particolare, avrà modo e tempo per riprendersi. Ma abbiamo in studio, come ha annunciato Marco, avevamo provato a postare una foto veramente, ma qui in nessun modo si è riusciti a prendere linea sul tablet per postare quello che era una prima immagine di questo incontro mattutino. Al di là che è stato lui stamattina a darmi una notizia che a me è un po' dispiace, perché domenica c'è questa tanta attesa a Silana Cotronei, tanta attesa, ne parlavamo prima con Giambattista, abituati a giocare in altri campi, a seguire la squadra nostra, la Silana, che poi in fondo è quella che rappresenta San Giovanni in Fiore in una categoria come la promozione, non è che poi ti entusiasmi poi così tanto. Il problema è che in questo momento è una partita ancora più importante, si arriva ad una giornata fondamentale, parliamo della 25esima giornata, arriva con una classifica che per la Silana è alquanto deficitaria, mentre con la cura trapasso il Cotronei è riuscito a risalire la china, 9 risultati utili consecutivi. Con la cura trapasso è arrivato Giambattista Orlando a Cotronei, doveva essere uno dei protagonisti più attesi, insieme a Francesco Danti e insieme ai fratelli di Gennaro e a Pasquale Astorino, se non sbaglio, i 5 sangiovanesi che giocano a Cotronei. Non ci saranno né Giambattista Orlando né Francesco Danti, perché hanno in diffida, hanno preso un cartellino nel recupero con lo Scalea, hanno giocato sì con il Torretta, ma non saranno in campo al Valentino Mazzola. Domenica comunque è una partita particolare per entrambe le formazioni, Giamba. Sicuramente non è una partita come tutte le altre, sicuramente perché è una classifica un po' deficitaria per tutte e due. Noi sì, veniamo da 8 risultati utili consecutivi, però comunque siamo là ancora a lottare per non entrare nei play-out. Dispiace un po' perché comunque andiamo a giocarcela contro la Silana, comunque una squadra del nostro paese. Però purtroppo il calcio è anche questo, quindi verremo qua sicuramente per cercare di non perdere la partita. Quello che mi rincuora è che domenica arriverò al Valentino Mazzola da tifoso della Silana in questo senso, e avrò Giambattista Orlando e Francesco Danti vicino a me in tribuna e non in campo a poter segnare un gol la Silana. Ma tornando a quello che è un campionato che nelle parti alte comincia a delinearsi, Giambattista, mentre nelle parti basse si rischia di allungarsi fino ai 31 punti della Promosport, perché poi sono 2 squadre e un punto sul Cotronei. Con il Grimaldi, che con la partita di recupero con il San Marco può rientrare, quindi si parla di 9 formazioni in lotta per 4 che rischiano di andare a fare i play-out, fate eccezione per ormai retrocessa San Marco. Sì, come si vede con quella classifica è molto corta, ci sono tante squadre, sono rientrate nel gruppo per non retrocedere anche Promosport e San Fili, quindi sarà un finale di campionato molto, molto agguerrito, e quindi ancora non si può decidere e non si può sapere ancora chi andrà a fare i play-out. Sicuramente sarà un finale di campionato molto, molto interessante. Con Giamba, prima di chiudere, voglio fare un passo indietro perché bisogna ricordarlo, le statistiche, le carriere, anche alla veneranda età di quasi 38, Giamba, perché sono quasi 38, una settimana di differenza tra me e Giambattista, lui il 13 novembre, io il 20, quindi almeno l'età mia e sua la posso ricordare. Quasi 38 spesi sul campo, più di 20, molte maglie. La Silana, ma quella che è l'inizio con la Florence, l'inizio in Svizzera, la Florence, la Silana, poi arrivare al Rende, poi andare a giocare in C2 al Rende, poi girare ancora, girovagare ad arrivare al Cosenza che ha compiuto 100 anni, Cosenza che ha ricordato anche Giambattista Orlando in molte iniziative, perché Giambattista Orlando ha indossato la gloriosa maglia del Cosenza. Sì, anche se è stata una parentesi non molto lunga a Cosenza, però è stata forse una delle parentesi un po' più con più emozioni, diciamo, perché comunque
stata un'annata fantastica, dove comunque personalmente ho fatto molto bene realizzando 10 gol. E poi l'affetto della gente, della curva, vedere comunque 7-8 mila persone allo stadio e andare a esultare sotto la curva del San Vito, cioè non è da poco, ed è una cosa che voglio augurare davvero a tanti ragazzi che tifano Cosenza, perché sono delle emozioni uniche, diciamo. Io ringrazio Giovan Battista Orlando, lo ringrazio per la sua presenza qui, ma anche per la disponibilità in tante altre situazioni legate a non solo sport, che ci hanno portato a conoscere, ad avere contatti particolari con il mondo del calcio. È una mia rubrica personale, diventa una mia rubrica personale per molti numeri importanti del calcio che contano. Ringrazio ancora Giovan Battista e ringrazio il giudice sportivo che nelle prossime ore dichiarerà ufficialmente l'assenza per il bene della Silana di Giovan Battista Orlando e Francesco Danti da quello che sarà un derby. Io lo considero un derby dei poveri in questo caso, ma un derby che la Silana deve portare a casa, perché 3 punti sono fondamentali per quello che è la rincorsa per la salvezza. Stessa cosa vale per il Cotronello, ha spiegato Giovan Battista. I punti ancora non garantiscono la matematica salvezza, i punti ancora garantiscono quello di poter sostare in una zona delicata che rischia di arrivare fino a fine campionato. E con questa disamina finale e con i ringraziamenti di rito a Giovan Battista Orlando, rido la linea alla regia.